C'era in loro, in quelli che ho incontrato io, una sicurezza di essere superiori, di essere della razza superiore. Quale razza? Quella umana? No, non erano umani quelli che ho incontrato io, ed erano tanti, uno dopo l'altro. Mi chiedono, signora, ha perdonato? No, non ho perdonato, non ho questa forza. Io non ho perdonato come non ho dimenticato. Liliana Segre racconta così le atrocità che ha vissuto. La senatrice a vita e superstite della Shoah, nel suo ultimo incontro pubblico a Rondine, cittadella della pace, ha ripercorso il periodo più buio della sua vita, ma anche dell'umanità, con una grande capacità, quella di attualizzare la storia. Io sono stata una richiedente asilo, perché di qua si moriva. E so cosa vuol dire essere stata respinta. Sono dei passaggi delle nostre vite così importanti, che perché si può essere respinti in tanti modi. Quello era un respingimento perché voleva dire aver incontrato l'uomo che obbediva agli ordini. Senza mai entrare nei dettagli degli orrori dell'Olocausto, con estrema lucidità e senza mai essere retorica, ha raccontato la disumanità attraverso gli occhi di quella bimba di 13 anni diventata testimone dell'atrocità del genere umano. Quel vagone era terribile, non c'era luce, non c'era acqua, c'era la vicinanza con quelli che amavi, senza parole. In quei casi, quando si è vicini alla morte, quando si sta per morire, non c'è altro che il silenzio. Un silenzio che valeva più di mille parole, in cui valeva solo la propria interiorità davanti a quello che sentivamo stava per succedere. Nel settembre del 1938 Liliana Segre, a causa delle leggi razziali, fu espulsa da scuola, poi nel 1943 fu arrestata a 13 anni e deportata infine nel campo di sterminio di Birkenau ad Auschwitz. Cos'è questo posto? Una distesa di baracche, la neve per terra, decine di donne rasate, scheletrite, vestite a righe, che scavano buche, che portano pietre sulle spalle. Eravamo delle dannate, condannate a delle pene, ma non c'era il contrappasso. Eravamo condannate a delle pene. Persone perfette, persone stimate nel loro mondo, militari, politici, industriali, artigiani, avevano organizzato per l'altro questa realtà. Liliana Segre non spiega mai quell'orrore, ma te lo incarna davanti attraverso il racconto degli istanti che le hanno per sempre cambiato la vita. Io non volevo essere lì, ed ero lì col mio corpo sempre più cadente, sempre più magro, sempre più orribile, non più donna neanche, senza le mestruazioni, senza il seno, spesso senza le mutande. Beh, quando si toglie l'umanità stessa alle persone, allora bisogna astrarsi, bisogna togliersi da lì col pensiero se si vuole vivere. E questo è il punto centrale che io racconto sempre ai ragazzi. Scegliete sempre la vita. Fuori da Rondine, cittadella della pace che ha raccolto il testimone della memoria, adesso c'è il disegno di un'ombra di un cancello che rievoca la porta attraversata tanti anni fa da quella ragazzina. Qui c'è la tua frase, quella che ci siamo piantati nel cuore 26 anni fa. Ho scelto la vita e sono diventata libera. E c'è un'ombra di un cancello. Questo è un cancello di una villa fiorentina, ma è l'ombra di tutti i cancelli. Perché la tua vita testimonia che i cancelli ci sono stati, ci sono, ma che possono diventare un'ombra. Quindi che possono essere memoria, perché non possiamo mai dimenticare, ma che la persona può trasformarli in un'apertura di vita.
ho scelto la vita, sono diventata libera. Tutti i giovani del mondo che varcheranno questa soglia ricorderanno questo e lo metteranno.